Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Allora, come avrete senz'altro visto dalla storia di Instagram che ho pubblicato qualche ora fa, ve la metto proprio qui sopra, stamattina siamo stati da IKEA e io e Anna Rita non ci lasciate mai da IKEA perché facciamo disastri, ma veramente disastri, e quindi volevo farvi vedere un po' quello che abbiamo acquistato. Stamattina sono anche stata alle Sirene Blu e ho preso un sacco di cose che dopo vi faccio vedere. Sono andata da Coin e ho comprato un paio di cose che voglio farvi vedere, e in più ho anche ordinato il deumidificatore, quello di cui vi ho parlato nell'ultimo svuota la spesa. L'ho preso su Amazon, della linea Anzio, cioè Anzio, solo il nome, tutto un programma, che dopo vabbè vi faccio vedere tutto, ma partiamo subito dall'Olikea. Oggi fa caldissimo e cioè, avete presente quella cappa d'afa proprio brutta brutta brutta? Infatti c'è un tempo brutto, afoso e fa caldo, mamma mia raga. Io il caldo, vi dico una cosa, il caldo non lo sopporto proprio. Il freddo mi rinvigorisce, mi tiene in forza, invece per esempio il caldo zero, ma proprio zero. Soffro anche di pressione bassa e quindi purtroppo, purtroppo è una cosa che ce l'ho da quando sono piccolina. Quando c'è caldo, più che altro quando c'è quella cappa d'afa che ti fa sudare anche se stai fermo, purtroppo non ci posso fare niente, mi sento sempre abbattuta, mi sento sempre senza forze e questo, quindi vabbè. Detto questo, torniamo all'Olikea. Allora, ecco la bustona. Ovviamente ci sono le cose che ho comprato io e le cose che ha comprato Anna Rita. E vabbè, a occhio riesco a vedere le cose che ho comprato io. Io ho speso... Anna Rita, ma il mio scontrino sta dentro la busta che tu ti ricordi? No, non ricordo. Ok. Allora, vabbè, al massimo dopo vi faccio vedere. Se riesco a trovare lo scontrino ve lo faccio vedere. Per prima cosa ho preso, nella sezione cucina, ho preso un altro organizzatore, questo qua in plastica, questo per la pasta, per il riso, da mettere sullo scaffale in cucina John Axel. Questo qua l'ho pagato 2,50 euro, se non mi sbaglio. Poi ho preso questo spazzolone, che ho pagato tipo mi sembra 1 euro, di questa linea qua, vedete? E che mi serve per spazzolare per esempio la bottiglia, il biberon di Andrea quando gli do il latte la sera e la mattina, perché con la spugnetta normale non riesco ad arrivare un po' più internamente, invece con questa vado più comoda. Ovviamente ragazzi vi metto, cercherò di mettere tutti i link di tutto quello che ho acquistato, se vi interessa, giù in descrizione, come sempre. Poi, ovviamente sono andata all'angolo occasioni e là mi sono sfiziata tantissimo, infatti ho preso il barattolo, questo qua, quello là che prendo classico, per i cereali. Il prezzo di partenza era 2,50 euro, ma perché era in esposizione io l'ho pagato soltanto 1,50 euro, ovviamente prima di utilizzarli io li lavo sempre, li lavo e li igienizzo. Poi nell'angolo occasioni, guardate qua che cosa ho trovato. Ho trovato lui, questo praticamente portapiatti, coperchi, che io sono sempre stata un po' attratta, ho sempre corteggiato, però devo dirvi la verità, mi ha sempre bloccato un po' il prezzo. E in realtà, visto che il prezzo era di 6 euro, il prezzo di partenza di questo qua della linea Variera, io l'ho pagato 3,50 euro. Voglio dire, era in esposizione, ma chi se ne frega, tanto comunque lo sistemo, lo igienizzo e sto a posto. Magari qua ci posso mettere padelle, coperchi, ci posso andare a catalogare piatti, anche perché essendo elastico e quindi essendo a fisarmonica lo posso regolare come meglio credo, rispetto a, se non sbaglio è sempre della linea Variera, un portapiatti in legno che ho sempre di IKEA, però quello è fisso, non si regola in questo modo, quindi sei limitata. Anna Rita, hai preso paradossalmente più cose di me oggi da IKEA. Sì, è normale. Lascio andare più di te. Sì, eh? Vabbè, ma perché tu ci vai meno volte di me. Ah, ragazze, mamma mia.
ho trovato questa nell'angolo occasioni, cioè praticamente sarebbe un oggetto da decoro, insomma, per la casa, la scritta home. Il prezzo di partenza era tipo di 15 euro. Io mi sono sempre frenata un po' a causa del prezzo, perché dico, cavoli, 15 euro per me è troppo, almeno per le mie tasche è troppo. L'ho trovato all'angolo occasioni, guardate quanto l'ho pagato. Costava 15 euro, io l'ho pagato 8,90 euro. Ho detto no, vabbè, lo prendo. E l'ho preso, lo metto magari in qualche angolo della parete attrezzata. Poi un'altra cosa, ero sempre diciamo interessata ai macinapepe, questi qua grandi grandi da esposizione per bellezza. Io alla fine lo utilizzerei soltanto per bellezza. Ne volevo prendere due, però ho detto vabbè, magari il prossimo lo prendo in un altro momento. E questo qua l'ho trovato sempre all'angolo occasioni. Anziché 13 l'ho pagato 7,90 euro, quindi ottimo. Sì, l'ho trovato lo scontrino. Allora, il totale è 27,20 euro, se vedete. Questa l'ho pagata 3,50 euro comunque. Non l'ho pagata 2,50 euro. Vabbè, credevo 2,50 euro, invece vabbè, l'ho pagata 3,50 euro. Allora, tornando sempre all'angolo occasione di quello che ha preso a Narita, vi faccio vedere. Lui praticamente sarebbe il set per mettere, come si chiama, il detersivo per i piatti, la spugna, insomma il set per il lavaggio dei piatti, quindi degli strumenti che ti servono per lavare i piatti. Costava 3 euro e l'abbiamo pagato 1,90 euro. Poi il poggiamestolo, questo qua classico. Il prezzo onestamente non me lo ricordo, però ad Annarita è piaciuto e l'ha preso. 3 euro. 3 euro? Ok. Poi ha preso le buste, quelle là che prendo sempre io, quelle della linea Istad, per conservare, per congelare, eccetera. Comunque quelle là con la chiusura ermetica, quelle là bianche e grigie per intenderci. Sono comodissime, io fortunatamente ne ho ancora, quindi non mi servivano. Poi questa busta per metterci tipo la borsa termica, il termos oppure qualche bibita per mantenerla fresca, l'ha pagata 1 euro. La doccetta per la sua casa, per il suo bagno. E, questa qua l'hai pagata 2,50 euro. 2,50 euro. Praticamente la doccetta che è in plastica, però bianca. Come fine serie, visto che la dolce metà di Annarita è nostro malgrado juventino, non so quanti di voi siano juventini, mi dispiace per voi. Comunque ha preso l'asciugamano che era in fine serie da Ikea, questa qua classica per il viso, a 2,50 euro. Angolo occasioni ha preso due federe per cuscini arredo, questi qua così. Ti ricordi quanto li hai pagati? No, non c'è. Comunque, insomma, 2-3 euro ognuno. Poi, sempre all'angolo occasioni, ha trovato questi cuscini qua, blu, fondo blu con le piumette. E anziché, non si sa, li ha pagati 2,90 euro. E ne ha presi due. E poi, dulcis in fundo, vi spiego. Nel percorso del mercato che ci siamo fatti, siamo arrivati alla zona illuminazioni, luci, eccetera. E aveva visto dei lampadari un po' stile industriale. E mi ha detto, Ale, guarda quanto sono belli questi per la mia cucina, mi piacerebbero tanto, perché vorrebbe cambiare il lampadario alla cucina. E vorrebbe, diciamo, modificarla con uno stile un po' industriale. Sai, vorrebbe soltanto cambiare dei piccoli accessori da renderla un po' più moderna, un po' più industriale e minimal. Comunque, vediamo, quanto costano? 19,90. Ha storto un po' il naso. Così siamo andati nell'angolo occasione e quello stesso lampadario, un po' stile industriale, l'ha trovato e l'ha trovato a 12,90 euro con tutta la lampadina. Ve lo faccio subito vedere. Eccolo qua. Non so se vedete, è un lampadario molto industriale, insomma molto basico, molto minimal, con la prolunga e con la base, questa qua.
e addirittura con la lampadina per la cucina, e anziché 19,95 l'abbiamo pagata 12,90. Diciamo, siamo rimaste abbastanza soddisfatte del nostro Ikea. E quindi è questo. Adesso ovviamente sistemo un po' tutto. Le cose di Anna Rita vanno ad Anna Rita, quindi se le porta lei a casa. Le cose mie me le sistemo e le metto a posto. Ok, adesso passiamo agli acquisti che ho fatto stamattina dalle Sirene Blu. Ho speso 20,29 euro. Per prima cosa ho trovato in offerta l'assorbi umidità, quello di cui vi parlai in un video precedente, Aria Sana, in offerta a 7,95 euro. Vi parlai di questo assorbi umidità Aria Sana in un video di alta motivazione alle pulizie, dove pulisco il ripostiglio. Diciamo, dove è stato un video dedicato a tutte le pulizie, che quelle più odiose, insomma, se ve lo siete perso ve lo lascio da qualche parte qui sopra. E lì parlavo di questo assorbi umidità Aria Sana, e molti di voi, si trova su Amazon, però molti di voi mi hanno detto che si trova da Risparmio Casa. Se non mi sbaglio, una ragazza che si chiama Mini74 me l'ha suggerito. Poi anche da Epicasa mi è stato scritto, insomma, una cosa del genere. Comunque, passando dalle Sirene Blu, l'ho trovato a 7,95 e l'ho preso. Adesso lo apriamo insieme e vediamo che cosa ci sta dentro, le ricariche, perché so che ci sono tipo delle ricariche. Non sono pratica, ma adesso lo apriamo e vediamo subito di cosa si tratta. Allora, per prima cosa esce lui. Non so come si apre effettivamente. Ah, ecco, in questo modo. Poi esce tipo lui e sembra tipo un pezzo di sapone grande. Non so onestamente dove va collocato. Magari forse va collocato qui dentro. Ok, allora, quindi una volta che siamo riusciti a richiuderlo, praticamente qui c'è scritto open, devi premere, si apre qua e poi si mette questa palla. Però ha un buon odore, vedete, si posiziona questa grande pasticca proprio qui dietro. Ok, era sì. Ok, e adesso io questa la vado a collocare. Ho tutte le mani, infatti me le vado a lavare subitissimo. La vado a collocare nella stanzetta di Andrea e nella mia camera da letto vado a metterci il deumidificatore. Ho trovato in offerta lui, il deodorante, certo, il detergente intimo della Neutromed a 89 centesimi. Poi ho preso di dentifricio, questo qua dell'antica erboristeria, l'ho pagato a 69 centesimi. Ne ho prese tre confezioni, però una con la scritta Sensit per denti sensibili e due Oxy Bianco. Poi volevo segnalarvi un prodotto che io trovo veramente eccezionale, questo deodorante della Nivea, la linea nuova, che si chiama Dry Fresh. Ragazzi, aspettate che alzo la fotocamera perché questo merita tutta l'attenzione del mondo. Praticamente ha un profumo meraviglioso. L'ho preso in offerta a 1,95 euro, ma il prezzo di partenza è un po' più altino. Ma vi posso garantire che anche quando sudi si sente questo profumo freschissimo di Nivea, di deodorante, che comunque vale tantissimo la pena. Praticamente, vedete qua, si gira questa parte superiore in questo modo per chiudere, e qua per aprire l'erogatore per andare ad erogare il prodotto. È stato super promosso, mi è piaciuto tantissimo, ve lo consiglio tanto. Se l'avete provato, fatemi sapere come vi siete trovate, perché io mi sono trovata benissimo. Tanto è vero che Riccardo ha detto: me lo compri anche a me quando torni alle Sirene, blu, perché mi piace tantissimo la fragranza. Se non mi sbaglio dovrebbero farci anche la versione maschile, però a lui è piaciuta proprio questa perché sa proprio di fresco, buonissima, la classica profumazione di Nivea. Comunque poi ho preso lei, mi era finito il Vanish Oxy Action, perché io voglio dire, spesso quando devo andare a sgrassare, a smacchiare un po' i capi, o utilizzo l'Ace Gentile, o utilizzo il Napisan, o utilizzo
l'SA8 della Hemaway oppure quello della Deomix, però vi dico la verità, lui è quello che, col quale mi ci trovo di più, perché avendo lo spruzzino è più mirato, è più diretto, quindi mi trovo molto molto meglio. E poi fa quella bella schiumetta che a me piace tantissimo. Non voglio assolutamente dire che gli altri prodotti siano negativi e non siano stati promossi da me, assolutamente no, è solo che questo è il mio must have praticamente. Cioè io ce l'ho sempre, mi dura tantissimo tempo perché è così concentrato che ne basta veramente uno spruzzino, agisce subito sulla macchia, sullo sporco. Ovviamente lo tengo quando mio figlio si sporca, che ne so, di sugo, una tovaglia si sporca di sugo, di vino. Io con questo ci ho anche smacchiato le sedie del salone, che sono in tessuto. Mi è capitato a Natale di versarci un po' di vino rosso, ho alzato un po' il gomito e quindi mi è caduto un po' di vino rosso e la soluzione ideale è stata lui. Ho provato l'ace gentile, ho provato lo smacchiatore SA8, niente, ho provato lui, si è tolto subito. Comunque questo qua non costa poco, ma ne vale la pena, secondo me, fino all'ultimo centesimo. Vi dico subito quanto l'ho pagato. Non era in offerta, l'ho preso perché mi serviva veramente. 4,45 euro. Ok, quindi anche questa è andata. Questa è la spesa alle sirene blu. Adesso vi faccio vedere subito. Prima volevo mettere un po' a posto, volevo lavare un po' questi contenitori IKEA. E per stasera che cosa avevo intenzione di preparare? Non lo so, raga, penso una cosa di veloce, tipo i fish burger e le patatine. Vi dico proprio le cose come stanno, anche perché oggi, devo dire la verità, è volata proprio la giornata. E ragazzi, mi stavo dimenticando, la giornata degli acquisti non finisce qui, Sono anche stata da Coin casa, e ho preso, visto che sta per cominciare la festa d'estate, quindi in occasione dei saldi estivi, ho preso questo poggiapentole tipo in ferro nero con questa scritta hot, ma è quanto è carino, guardate qua, è veramente super super carino. L'ho pagato 4,14 euro con il 40% di sconto, anziché, aspettate, 6,90 euro, quindi... Anche perché io come poggiapentole ne ho uno un po' obsoleto, un po' vecchietto, che onestamente volevo un po' togliermelo da davanti le scatoline, perché però alla fine è utile, mi è utilissimo quello che ho io, un po' vecchio, e aspettavo di trovare l'affare della vita. Questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho preso, non me lo sono fatto dire due volte adesso, quindi ciao, addio al poggiapentole super vecchissimo e super obsoleto. E poi ho preso, sempre della stessa linea festa d'estate, questo centrotavola che a me, non so, è piaciuto moltissimo. Ovviamente so dove andarlo a collocare e non ve lo dico perché fa parte, questo centrotavola fa parte di un progetto al quale, che vi ho anche detto nel precedente video, al quale stiamo lavorando io e Riccardo, e di cui alla fine ve ne parleremo. E comunque vabbè, un progetto bellissimo. Comunque vabbè, e di cui io sono felicissima. Centrotavola dove tipo ci posso mettere della frutta o semplicemente come centrotavola, mi piaceva tanto questa forma un po' valeggiante, un po' industriale così, e l'ho pagato anziché 16,90 10,14 euro. Allora, prima di farvi vedere il famosissimo deumidificatore, mi stavo dimenticando, praticamente ieri ero al lavoro, sono tornata, devo dire che è un periodo un po' stressante per me, poi con calma vi spiegherò. Torno a casa, mia suocera mi dice: Alessandra, apri un attimo il freezer, ti voglio far vedere una cosa. Dai, gira la carta. Cioè, guardate qua, mia suocera mi ha sbrinato tutto il freezer, perché ultimamente, confesso il peccato, l'ho trascurato tanto e quindi aveva bisogno di essere sistemato, di essere pulito. Stavo temporeggiando, volevo che fosse anche un motivo di uno dei miei prossimi video, però tra una cosa e un'altra non sono assolutamente riuscita. Ne ho parlato di questo da Narita e lei
Sono tornata da lavoro e lei mi ha fatto trovare il frigo tutto bello sistemato, ordinato e sbrinato, ma vi rendete conto? Cioè, vabbè. Grazie, Annarita. Mi sono data da fare, no? Guarda, sono Andrea. Sì, certo, te la spengo la luce. Sì. E comunque, quindi, cioè, mi ha risparmiato una fatica abnorme. E questo è... va bene, ragazze. Ah, sì, mi stavo dimenticando ulteriormente. Vi faccio subito vedere il deumidificatore. Cioè, praticamente questo video è... quello vi dovevo far vedere. Cioè, tutto il resto era solo un contorno. Vabbè. Quanto sono esaurita? Non lo so. Ok. Face to face in this trashy bar. Another cause and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Dai Andrea, mamma, smettila! Smettila, mamma mia! Che caos che stai facendo! Molti di voi che mi seguono sapranno senz'altro il perché di questo acquisto. Abbiamo in casa diverse recidive di muffa in tutte le stanze, ciò nonostante io apro tutti i giorni e tolgo sempre ogni mese la muffa che si forma dietro le pareti. Insomma, è una situazione abbastanza insostenibile, quindi abbiamo deciso io e il mio compagno Riccardo di cercare in un modo o nell'altro una soluzione. Abbiamo cercato comunque un giusto compromesso e abbiamo pensato di acquistare questo depuratore, questo qua della linea Anzio. Mi rispecchia molto, devo dire la verità. Si chiama Anzio Aeropura Midi. Ovviamente vi metto magari la foto della pagina Amazon qui da qualche parte qui sullo schermo. Praticamente si presenta in questo modo. Io non so assolutamente come utilizzarlo. All'interno della confezione esce lui, poi è uscita vicino al depuratore questa bustina con all'interno
all'interno il libretto di istruzioni e il tubo, penso, per fare il tubo di scarico dell'acqua, il tubo per trasferire l'acqua da qualche parte, non so adesso, perché io ovviamente sono completamente ignorante in questo ambito e quindi magari leggo e vi faccio sapere. Questo qua adesso, ragazzi, il prezzo preciso non me lo ricordo, comunque sicuro sta sulle 100-120 euro. È un deumidificatore che non costa poco ma nemmeno tanto, è una via di mezzo insomma, e che comunque abbiamo una spesa che abbiamo pensato di fare. Ovviamente abbiamo cercato di trovare anche altre soluzioni, come se, non so se mi avete già visto nel vecchio svuota la spesa, vi ho fatto vedere anche l'assorbi umidità che ho preso da Eurospin, quindi ho preso tre soluzioni, quella più economica da 1,99 da Eurospin, poi ho preso quella media, diciamo, con aria sana da 7,95 che trovate dalle Sirene Blu in offerta, però non so fino a quando, e poi infine ho preso la soluzione un po' più cospicua, che è il deumidificatore, questo qua della Lignanzio, ma se ne trovano penso di tantissimi che costano di meno, che costano un po' di più. Ovviamente volevo prendere, ero molto intenzionata all'acquisto del Dyson, del depuratore d'aria, deumidificatore, insomma. Però era una spesa veramente espansiva, una spesa veramente cospicua che al momento non ci siamo sentiti, insomma, di affrontare. E quindi abbiamo ripiegato su di lui. Chissà se delude o meno le nostre aspettative, le recensioni sono buone. Io ovviamente lo proverò per un po' di tempo e naturalmente vi faccio sapere come mi ci trovo. E niente, quindi adesso comincio, diciamo, a farlo funzionare e quant'altro. Watch me under the light, so keep me in your sight. Scusate il contesto, scusate io che mi trovo a terra, seduta a terra, ma è sera, sono stanchissima. È troppo curiosa di aprire insieme a voi il deumidificatore, quindi anche se sono in condizioni un po' pietose, perdonatemi. Ovviamente i tempi sono quelli che sono. Praticamente dietro il deumidificatore, proprio alle spalle, abbiamo il serbatoio d'acqua che si stacca e ovviamente l'acqua, una volta che comunque non è che va messa, va lasciato così vuoto, un po' come l'asciugatrice, una tanica che raccoglie l'acqua. Allora, questo qua è il tasto impostazioni, dove si regolano eventualmente il livello di umidità, oppure se si fa un check si può addirittura, stesso il deumidificatore ti identifica il livello di umidità presente all'interno della stanza. Poi questa ventola ovviamente è il livello di ventilazione. Questo, vabbè, pulsante su, pulsante giù, evidentemente per regolare qualche altra funzione. Questo qua è il timer, che si può impostare da 0 a 24 ore, questo è il pulsante di accensione, e poi queste tutte le varie impostazioni. Allora, io adesso vado a premere. Ok, praticamente è come se mi avesse impostato in automatico il livello 57, perché ha capito e ha captato il livello di umidità all'interno della stanza. In questo caso mi segna 57. E niente, praticamente ci sono diverse funzioni aggiuntive, tra cui ecco il timer, il blocco bambini, addirittura questo tubo che abbiamo visto all'inizio è praticamente il tubo di drenaggio che si collega qua dietro, appunto caso non si volesse utilizzare il serbatoio, ma se si vuole collegarlo magari a una fonte esterna per far scaricare l'acqua, insomma. Ovviamente anche l'acqua del deumidificatore si può utilizzare per, non so, la scopa a vapore, perché è come se fosse acqua distillata. Ti toglie l'umidità, però essendo molto ventilato, andandoti a togliere tutta l'umidità, la cappa d'afa, soprattutto con il caldo che c'è in estate, come soprattutto in questi giorni che non se ne può più dalla cappa d'afa, dall'umidità, diciamo che ti rinfresca anche un pochettino, no? Per certi versi. E addirittura c'è una funzione per questo deumidificatore che si chiama asciugabiancheria.
Ovviamente voi potete anche pensare, vabbè sì, c'hai l'asciugatrice, ma chissene. E invece magari semplicemente in estate, quando volete che la stanza non sia così umida, non sia così afosa, e avete per esempio steso la biancheria in camera, come succede a me quando non uso l'asciugatrice e non ho dove stendere, arrangio uno stendino in camera da letto e ci stendo la biancheria. Posso utilizzare questo per unire l'utile al dilettevole, voglio dire, quindi secondo me è approvato. Poi in ogni caso vi faccio sapere. Ragazzi, quindi questo era il mio spacchettamento di questo deumidificatore Anzio. Questo non l'abbiamo ricevuto in omaggio, non lo sto sponsorizzando, semplicemente io condivido le mie cose con voi. Ovviamente vi lascio, se siete interessati, se volete semplicemente darci un'occhiata, vi lascio il link Amazon affiliato giù in descrizione. Inoltre, se avete delle domande sia su questo qua, sia su Aria Sana, sia anche su qualsiasi altra cosa, fatemi sapere nei commenti, che anche se non subito, comunque cercherò di rispondere a tutte quante. Ragazze, io mi sono messa il pigiama poi è un maglione che a Riccardo va grandissimo e io lo uso come camicia da notte e mi devo soltanto struccare e lavare i denti e poi sono pronta per andare a dormire e chiudo questo vlog, anche se è stato forse breve, forse no, comunque spero di avervi tenuto compagnia e di esservi stata utile. Sono stanchissima e penso si noti, e vi mando un bacione grande 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 e vi aspetto al prossimo video. Il prossimo video sarà una bomba, quindi restate sintonizzati. Ciao ragazze, alla prossima.